darei la parola al Presidente per una breve introduzione. Prego. Buongiorno a tutti. Beh, l'introduzione c'è stata già ieri, insomma sono contento di potervi presentare ufficialmente, anche se ieri abbiamo già avuto la prima uscita, il nostro nuovo mister Vincenzo Vivarini, benvenuto. Abbiamo avuto pochissimo tempo per conoscerci, parlarci e anche il mister per vedere la squadra. Ieri c'è stato un primo risultato, ovviamente dopo 24 ore era impensabile cambiare un inizio di corso che aveva incontrato delle difficoltà, quindi adesso sicuramente, sto riassumendo veramente in tre parole, il mister sarà pronto a studiare ogni singolo movimento della squadra e a prepararsi per le prossime partite che arriveranno. Quindi benvenuto mister, a voi le domande, la parola o al mister? Eccoci qua, al mister. Mister Vivarini, benvenuto. Sì, intanto buongiorno e piacere di avervi conosciuto. Vedo che siamo in tanti, quindi c'è da lavorare in sinergia. Intanto un saluto, poi vediamo un pochettino le domande. Beh, anche il saluto da parte nostra. Senta Vivarini, il Bari, presidente De Laurenzi, ha costruito una squadra importante per puntare subito alla vita. E qui bisogna rifare il Teramo, bisogna rifare subito il Teramo di Donnarumma e la Padula. Il suo piano qual è? Chiederà qualcosa alla società? Allora, intanto sono arrivato l'altro ieri sera e quindi di conseguenza la prima cosa da fare è quello di conoscere un pochettino tutto ciò che mi gira intorno. Infatti anche a voi adesso ricordare i nomi e mettere a fuoco un pochettino la situazione, perché io penso che in una squadra di calcio sia importante tutto ciò che gli gira intorno, sono importanti i particolari, sono importanti, diciamo, qualsiasi piccolo particolare che ti possono portare aiuti. E quindi la prima cosa da fare è conoscere, prendere in mano la situazione. In questo momento qua, ieri ho avuto subito la fortuna di fare una partita dove ho potuto vedere e valutare, diciamo, i giocatori, che bene o male la maggior parte li conoscevo tutti, e quindi prendere atto dei valori e nello stesso tempo magari delle difficoltà che in questo momento qua possono avere. E adesso c'è tantissimo da lavorare, e poche chiacchiere, testa bassa, cercare di andare ad ottenere dei valori importanti in campo, che siano soprattutto risultati, perché alla base di tutto in questo momento qua contano molto rimanere in una posizione di classifica, diciamo, giusta. E quindi non bisogna perdere assolutamente punti per poter poi avere tempo per riuscire ad avere una squadra che abbia equilibrio, che abbia tutte quelle qualità per essere solida e per essere bella da vedere e soprattutto che abbia la facilità di fare risultati. Mister, buongiorno. Ragionevolmente, per quello che ha visto ieri e per l'organico di cui dispone il Bari, quanto tempo serve, secondo lei, vista la sua esperienza, perché la squadra la possa rappresentare fino in fondo, cioè possa essere davvero la squadra di Vivarini? Poi le chiedo qual è stata la cosa che le è piaciuta di più ieri e quella che le è piaciuta meno. Questo dobbiamo, in questo momento qua, è una domanda che mi sono fatto anch'io, perché mi interessa affrettare il tutto nel primo, perché dobbiamo essere subito competitivi, come dicevo prima. Questo dipende molto dalla disponibilità e dell'apprendimento della squadra, dell'ambiente, di tutti, come ho detto prima, che non è importante solo la squadra, ma che l'ambiente indirizzi questi ragazzi a dare il massimo delle loro potenzialità, perché questa è una squadra che ha grandissime potenzialità, che deve essere capace di esprimerle in campo.
quindi di conseguenza dobbiamo assolutamente affrettare questa crescita. Io ho visto ieri, allora, le cose positive è che ho visto una squadra che ha in questo momento qua voglia di crescere e di apprendere, quindi questo è un segnale che nel più breve tempo possibile possiamo diventare una squadra giusta. Mi è piaciuto magari ieri, perché chiaramente non ho potuto assolutamente lavorare, ho solo detto alcuni concetti, diciamo, basilari ma semplici, perché poi non puoi assolutamente arrivare e martellare e dire, ma bisogna partire dal semplice. E all'inizio della partita ho visto un atteggiamento giusto, nel senso che abbiamo avuto in mano la partita per una mezz'oretta e fino al gol penso che ancora con tantissimo lavoro da fare, però ho visto una squadra che comunque voleva avere in mano il pallino del gioco, che aveva un baricentro alto, che in fase di non possesso ci sono state delle attenzioni chiaramente molto confusionarie e molto disordinate, però la voglia di voler fare quello che avevamo detto c'è stato per la prima mezz'ora, e poi anche un palleggio discreto da migliorare sicuramente, ed avere le idee più chiare sul da farsi in fase di possesso palla. Però c'è stato, diciamo, quel segnale che la squadra mi ha voluto dare. Chiaro che poi un passare del tempo, soprattutto bisogna capire adesso la mentalità di questa squadra, perché la prima cosa che bisogna far crescere è la mentalità, ci vuole mentalità vincente. Bari deve andare su tutti i campi a dominare, a imporre il proprio gioco, bisogna avere questa capacità, questa forza di decidere noi in campo tutte le sorti. Qualsiasi particolare, qualsiasi cosa, ma dobbiamo essere sempre noi a decidere. E quindi bisogna lavorare sotto l'aspetto della mentalità. Non mi è piaciuto nel momento in cui abbiamo preso il gol, che la squadra ha smesso di dare attenzione a quei piccoli particolari su cui avevamo lavorato. Si è andato di nuovo a lavorare molto in senso individuale, si è lavorato chiaramente senza un lavoro di reparto, senza un lavoro di blocco squadra, di conseguenza siamo diventati lunghi, larghi e vulnerabili. Mister, sì, mister, volevo chiedere due cose. Lei innanzitutto è figlio di una durissima gavetta, quindi volevo chiederle in poche ore cosa l'ha spinta ad accettare Bari, una grande piazza, però scendendo pur sempre di categoria, è una scommessa anche affascinante quanto rischiosa, ovviamente. E poi volevo chiederle se l'assetto da cui si è partito ieri è stata un'idea che aveva maturato a prescindere, oppure se ha voluto dare alla squadra sicurezza, perché è stato un po' diciamo ricalcando quello che la squadra ha proposto nelle ultime partite. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io ritengo che ho fatto, come ha detto lei, tanta gavetta, ho fatto tanto lavoro, e soprattutto in questi ultimi 4 anni, secondo me, in base al lavoro che ho fatto, mi è stato tolto tanto. Quindi la stessa cosa e lo stesso programma che ha il Bari ce l'ho io. Io ho quell'obiettivo là, l'obiettivo che c'ha il Bari, e penso che una piazza meglio di Bari in questo momento qua non ci sia. Proprio per ottenere quello che ho in mente io, e quindi io spero che insieme riusciamo a raggiungere gli obiettivi. Per quanto riguarda poi l'assetto, è chiaro che in questo momento qua stravolgere il tutto, cercare di arrivare senza un allenamento, è chiaro che bisognava ripartire un attimino per avere questa partita qua. A me mi è servita, come ho detto prima, che per conoscere i valori dei ragazzi e la situazione. E quindi di conseguenza si doveva ripartire da quella cosa. Adesso c'è un'analisi da fare, un'analisi molto molto attenta, e soprattutto dobbiamo essere molto bravi ad avere una logica su tutte le analisi che si vanno a fare in senso individuale della squadra.
per cercare di sfruttare al massimo, diciamo, le caratteristiche individuali dei giocatori che abbiamo a disposizione. Noi abbiamo tanti esterni d'attacco che effettivamente su questo modulo qua lo sfruttiamo poco, però abbiamo, diciamo, poi delle lacune in altre situazioni, quindi è un lavoro molto complesso che dovrò fare in questi giorni per cercare poi di trovare gli equilibri giusti, la razionalità giusta, insomma, per poi essere la squadra giusta. Mister, buongiorno e benvenuto a Bari e buon lavoro da adesso in avanti. Mister, lei è arrivato in un momento molto delicato per il Bari, non solo per i tanti impegni che in una settimana si sono seguiti, ieri Monopoli, sabato prossimo il Picerno, poi dopo la sconfitta a Francavilla, ma anche dal punto di vista ambientale, i fischi ieri a fine partita l'hanno dimostrato, chiaramente non erano fischi a lei, ma frutto di una serie di circostanze. Ecco, le chiedo, è presto magari per dirlo, però le chiedo, avendo chiaramente parlato con tutti i giocatori, immagino, in queste poche ore, non sono neanche 48 ore, le chiedo come ha visto sia dal punto di vista del morale che dal punto di vista fisico la squadra. Allora, è chiaro che quando si subentra, anzi approfitto per fare un saluto a chi mi ha preceduto, a Cornacchini, è chiaro che quando si subentra non è che trovi tutto a posto, non è che trovi, diciamo, quindi le difficoltà io le avevo messo già in conto e bisogna essere bravi adesso a risolvere queste difficoltà, e quindi era tutto preventivato. È chiaro che in questo momento qua la squadra non è contenta di quello che riesce a esprimere in campo in base ai valori che loro si sentono dentro di poter dare, e quindi in questo momento qua bisogna parlare pochissimo, bisogna essere molto intelligenti e svegli per cercare tutte le migliori soluzioni, ma io sono molto molto fiducioso perché ieri ho visto che i valori la squadra ce li ha. Quindi la tifoseria Bari deve diciamo, stare tranquilli, perché bisogna un attimino adesso trovare le cose giuste, ma secondo me questi ragazzi riusciranno poi a esprimere i loro valori. Buongiorno mister, sono Michele Salomone di Radio Nord e Telenord. Intanto credo che lei ieri abbia la prima cosa che abbia chiesto, almeno è stata quella di cercare di evitare i lanci lunghi e comunque di giocare il pallone. Lei sa che il problema del Bari, quello di Cornacchini, non è stato certamente quello dei punti, perché tutto sommato Cornacchini ha portato il Bari in Serie A con 4 giornate di anticipo, è stato sempre in testa. Quindi sa che questo pubblico viene fischiato, vuole il gioco. La domanda più specifica che le faccio, di solito lei adatta il modulo alle caratteristiche dei calciatori o viceversa? Ha già risposto prima, ma gliela sì. Faccio più. Allora, è chiaro che io in mente ho diciamo, dei concetti ben definiti su cui non prescindo. Questo non è il modulo, perché il modulo lo fanno le caratteristiche dei giocatori, però gli atteggiamenti della squadra, e il fatto per esempio di non far giocare la squadra avversaria, il fatto di lavorare con, diciamo, in fase di possesso palla per avere delle giocate preordinate, per cercare di diciamo, avere quelle transizioni cattive per non dare spazio a loro di guadagnare campo, e il fatto di coprire sempre palla sono atteggiamenti, sono concetti su cui non transigo. I ragazzi adesso devono capire questo, lo devono applicare nel miglior modo possibile e dobbiamo avere la capacità poi di fare spettacolo, perché il calcio è uno spettacolo e nel momento in cui lo spettacolo, quando lo fai? Quando c'hai il possesso palla, e lo dobbiamo fare nel modo giusto, con delle idee molto chiare, con una velocità di gioco chiaramente alta. Ieri per esempio ho parlato i primi 20 minuti che abbiamo avuto una gestione della palla, ma a quella velocità è chiaro che è tutto prevedibile per la squadra avversaria, tanto è vero che si è creato poco, bisogna avere le idee chiare per avere velocità nella circolazione, velocità nella ricerca dei punti di riferimento, e quindi questo qua non si va
assolutamente a transigere, bisogna essere molto esigenti nel cercare di ottenere questo. È chiaro che a me piace molto giocare la palla, e il modulo purtroppo lo fanno le caratteristiche dei giocatori. Adesso bisogna vedere, come ho detto prima, le qualità che hai, e poi devi cercare di sfruttarle. Quindi questa è la risposta. Salve mister, buongiorno, ben arrivato Paolo Ruscito, Radio Selene. Le chiedo quanto conta in questo momento l'aspetto motivazionale, che è una delle sue prerogative, è stata una delle sue prerogative in carriera, e poi anche in riferimento a quello che dicono di lei, un tattico, un grande studioso nel mondo del calcio, e questo che pensano molti dei suoi colleghi. Ma guarda, in questo momento qua a me non mi è mai piaciuto essere approssimativo, cioè nel senso fare la formazione, mettere la squadra in campo e lasciare che i giocatori poi facciano. Bisogna aiutarli, i ragazzi, io ho questa idea qua, bisogna sempre stargli vicino, cercare di dargli delle idee e proporgli sempre dei temi da svolgere in campo, e quindi di conseguenza per fare questo devi essere preparato te, devi lavorare, devi studiare. Io sarò dalle 8 la mattina fino alle 8 di sera qui allo stadio con tutto lo staff a disposizione per cercare di curare i minimi particolari e di essere il meno possibile approssimativo. E poi è chiaro che nel calcio non puoi razionalizzare mai tutto, ci sta sempre imponderabile, quindi di conseguenza bisogna avere sempre la capacità di affrontare anche questi inconvenienti qua. Però se studi, se curi particolari, puoi avere dei vantaggi. L'altra domanda che mi ha fatto? Ha risposto. Le chiedevo di quello che pensano di lei i colleghi appunto su questo aspetto. Questo mi fa piacere, insomma, che riesco anche a trasmettere, diciamo, il mio modo di essere ai colleghi. Allora, una domanda, ben arrivato, mister, sono Miriam De Marco. Le volevo chiedere, secondo lei è più un problema mentale o altro? Ecco, la mentalità che ci tenevo a rispondere alla prima domanda che mi aveva fatto. La mentalità per me è la cosa più importante, bisogna avere mentalità vincente. Io prima già l'ho accennato e lo ribadisco adesso. Una squadra, io mi ricordo partite che sono venuto qua a giocare a Bari, e noi siamo venuti a giocarci la partita, nonostante che eravamo Latina, eravamo Empoli, ma sempre con la voglia e la consapevolezza che bisogna giocare a calcio, e quindi bisogna dominare. Nello sport vince chi è che è più forte, bisogna sempre cercare di i valori tirarli fuori e non cercare di speculare. Quindi per me la mentalità di una squadra è fondamentale. Chiaramente ieri ho visto una squadra un po' paurita, un pochettino col freno a mano tirato. Queste sono cose che invece non esistono. Bisogna inserire le marce, bisogna spingere, bisogna avere quell'aggressività, quella capacità di lottare. Questo è un campionato, soprattutto in Lega Pro, dove si lavora molto sulle seconde palle, sulle palle sporche, e quelle devono essere prerogative che il Bari non deve assolutamente lasciare alle squadre avversarie. Quindi sono cose che spero che riesco ad ottenere nel più breve tempo possibile, perché è la cosa più importante, perché molte volte prendi gol, poi succede che prendi gol, ma se sei sicuro di te, se hai grande aggressività e voglia di voler ribaltare la partita, ce la fai. Se sei invece impaurito e spento, si fa fatica in tutte le occasioni. Sì, volevo fare una domanda al Presidente, un piccolissimo passo indietro, volevo chiederle quando è maturata la decisione del cambio di panchina e come è ricaduta la scelta su mister Viveri. Ma in verità diciamo che è arrivata last minute, a un certo punto abbiamo capito, anche se era magari una settimana e passa che pensavamo a qualche nome. Però poi dopo, diciamo, l'ultima sconfitta abbiamo preso la decisione di operare subito, proprio per dare un segnale alla squadra, soprattutto perché poi ovviamente noi, per noi i tifosi sono molto importanti, ma non è che la piazza a noi, diciamo, ci fa cambiare idea sulla conduzione aziendale, anche perché poi la nostra azienda ha tanti professionisti che sanno prendere delle decisioni e sanno valutare quando e come
prenderle, quindi non siamo una società che ha iniziato ieri questo mondo. Quindi abbiamo scelto poi il nostro Vincenzo Vivarini proprio perché viene da un mondo molto tattico, nel mondo del calcio è molto apprezzato e quindi pensavamo che potesse essere la giusta combinazione per una squadra come il Bari che ha tanti talenti e che ha bisogno di qualcuno di molto tecnico e tattico che possa mettere il gioco in campo e quindi che possa poi far esplodere il gioco di questi bravi giocatori che abbiamo acquistato quest'estate. Quindi è stata, diciamo, una scelta molto tecnica, molto precisa, premesso che poi noi come società valutiamo anche gli aspetti umani e caratteriali che sono fondamentali sia nello spogliatoio, quindi ogni singolo giocatore, che lo staff, che la dirigenza, che i manager, eccetera. Quindi il mister Vivarini aveva tutte queste qualità e quindi adesso anche con lui vedremo come se la caverà. Sì, buongiorno, sono Cirici, Gazzetta dello Sport. Una domanda al Presidente, perché è sempre stato protagonista delle conferenze, oggi mi fa specie vederlo in secondo piano. Beh, ma meno male, c'è una novità, sennò... Però, allora, le chiedo prima Presidente, poi una domanda a Vivarini. Che cosa ha capito da questa sua prima salita da Presidente? Questo è stato il primo momento di salita del suo percorso, perché fino a un mese fa era andato tutto bene, promozione, feste e tutto il resto. Questo è stato il primo momento difficile, che poi sono quelle cose che ti fanno crescere di più. Che cosa ha capito e cosa l'ha delusa evidentemente in questo mesetto? No, deluso nulla. L'unica delusione personale è che quando uno ci mette cuore e anima, noi siamo qua e veramente è un gruppo di lavoro che devo elogiare perché è un gruppo di lavoro che ha un'onestà intellettuale molto importante, io lo apprezzo tantissimo perché è gente veramente dedicata e quindi l'unica delusione è personale per tutti noi che ci mettiamo tutto questo impegno e quindi non trovare la quadra, non dico ogni partita perché sarebbe fantastico e perfetto perché poi io l'ho detto, la Serie C è un campionato molto difficile. Mi aspettavo di trovare delle difficoltà e delle insidie, quindi le abbiamo trovate. Semmai è un bene averle trovate all'inizio per poter correggere il tiro e cercare poi di modificare e migliorare durante il campionato. Quindi benvengano le difficoltà iniziali, poi sono sicuramente, come dice lei, le cose che fanno crescere, no? Però non sono assolutamente deluso, anzi... vivo con ancora più passione e partecipazione ogni singola partita e ogni singola settimana prima della partita perché ci sentiamo ancora più spesso con tutto lo staff, mi sentirò giornalmente anche con il mister. Cioè in qualche modo ti spinge ad avere ancora più attenzione, a studiare ancora più dettagli, a cercare di capire come risolvere il problema. Quindi devo dire che anche ieri sera non vedevo l'ora che iniziasse la partita per guardare ogni singolo secondo, ogni singolo passaggio, ogni singolo contrasto, ogni singola azione della partita perché diventa anche più avvincente il campionato, diventa una difficoltà dopo difficoltà, quindi è ovvio che mi auguro poi di uscire da questo guado iniziale e di trovare un percorso più positivo, però insomma ecco, diciamo che non sono deluso assolutamente e anzi, tra l'altro vorrei anche, perché non l'ho fatto introducendo il nuovo mister, anche ringraziare mister Cornacchini, che non ho avuto l'occasione, oggi la prima conferenza che facciamo, che comunque insieme abbiamo conquistato un campionato che non era semplice nemmeno lui, siamo arrivati in C e io voglio ringraziarlo comunque perché poi sono problematiche che arrivano nel mondo del calcio, ecco, sicuramente è stata la mia prima esperienza di cambio allenatore in corsa e devo dire che ecco, fa un certo effetto, ecco, più la gestione di cambiare moglie a un certo punto, così all'improvviso, mi ha dato un po' questa idea, questa impressione, perché inizi un'avventura con una persona e improvvisamente la continui con un'altra, quindi... Meno male che non ha fatto figli con quello. Esatto. No, non esatto ovviamente la sua, però insomma.
assessori sono molto gentili quando arrivano, quando vanno via non salutano. E questo non ci fa molto piacere. Ma non è solo per Marchini, è un fatto ormai storico. Così i professionisti fanno così. Le chiedevo, credo che questa sia la sua prima esperienza da subentrato, o sbaglio? No, è un'analisi che facevo sì. Da solo, proprio. Sì, perché sono... Sono 13 anni che parto sempre per i ritiri e sono sempre in prima linea dall'inizio. È chiaro che questo, per esempio la domanda che ho ricevuto prima sul tempo di riuscire ad ottenere il mio calcio è una domanda che è difficile da rispondere proprio in funzione che non ho mai avuto diciamo questa diciamo, soluzione. E è un po' strano per me perché comunque mi sono trovato ieri subito buttato in campo e non avere la squadra tua che puoi gestire, puoi comandare, puoi diciamo, aiutare, effettivamente è stato un po' strano, però io penso che già da oggi, già con gli allenamenti in campo, la cosa bella è che comunque i ragazzi mi hanno accolto nel modo giusto e quindi ci sono tutti i presupposti per poter subito entrare nelle loro teste e cercare di farmi apprezzare e nello stesso tempo di aiutarli nel rendere al meglio. Comunque è un'esperienza nuova, sì, per me. Lei, risparmiando il Presidente, dico, scendendo subito, passando sul concreto, le volevo chiedere due cose. Il campionato ha detto finora che Antenucci, un grande attaccante, per la C poi è un lusso quasi, ha segnato solo sul rigore, mai su azione. L'altra, qual è il giocatore ideale per giocare davanti alla difesa? Davanti alla difesa? Il centrale. Ah. Allora, per quanto riguarda Mirko, allora, è un ragazzo che... partito con me, io l'ho allenato al settore giovanile del Giulianova, io ero responsabile del settore giovanile e l'ho allenato diciamo a Giulianova, lui era entrato già in prima squadra, quindi lo conosco molto molto bene. È chiaro che l'ho ritrovato, mi ha fatto piacere di ritrovarlo. E, allora, lui ha bisogno di un lavoro vicino, diciamo con un compagno di reparto che gli apre gli spazi e che è bravo a dialogare con lui, tant'è vero ieri, voglio dire, abbiamo fatto una scelta anche in funzione di questo. No, lui ha bisogno di uno che è di movimento, di uno che attacca la profondità, di uno che sappia dialogare con lui, però è chiaro che lui può giocare in qualsiasi situazione, anche con un attaccante con una prima punta, può giocare diciamo con due esterni, cioè è un ragazzo che comunque ha delle qualità, però è chiaro che in questo momento qua, ieri per esempio l'ho visto un po' troppo fermo, bisogna che sappia un attimino muoversi in sincronia con il compagno, perché comunque io con gli attaccanti ci tengo tantissimo al lavoro degli attaccanti, perché poi sono quelli che ti danno profondità, ti danno diciamo efficacia offensiva e quindi sono un po' maniacale sui movimenti degli attaccanti e adesso c'è da lavorare anche con lui per cercare di riuscire ad ottenere quegli automatismi che ti porta poi a far bene. Però insomma stiamo parlando di un attaccante per la Lega Pro insomma di qualità. L'altro centrocampo? Ma guarda, lì noi abbiamo come soluzione, allora come soluzione al centrocampo è chiaro che è logico che ha delle qualità per giocare con un centrocampo a 3, a 2 e con due mediani lo dobbiamo valutare. E là ci starà come play c'è Schiavone e c'è Bianco, insomma Bianco l'anno scorso ci ho giocato contro, lo conosco bene, chiaro che ieri lui ha fatto bene all'inizio, poi però fisicamente l'ho visto un attimino in difficoltà, mi hanno detto che non ha fatto ritiro, quindi chiaramente la brillantezza poteva venire meno, però insomma sono come play sicuramente Schiavone Bianco.
Mister, buongiorno, Domenico Brandonisi, Antena Sud, canale 85, Tutto Calcio Puglia. Volevo chiederle, oltre tra i vari giocatori che conosce c'è anche Kupić che ha avuto l'anno scorso all'Ascoli, come far funzionare al meglio anche le caratteristiche di questo calciatore, poi le chiedo anche un parere sulla fase difensiva, cosa va corretto. Ma guarda, Tommaso l'ho avuto l'anno scorso fino a gennaio, che noi eravamo partiti anche lì con un progetto ad Ascoli 3-5-2 e quindi lui è un giocatore che riusciva a fare il tutta fascia nel modo giusto. E poi siamo passati a un modulo diverso, 4-3-1-2, di conseguenza dove lui è stato molto penalizzato e quindi poi è preferito, diciamo, a gennaio andare via, che non riusciva a trovare lo spazio che diciamo riteneva che meritasse. E, allora, ieri l'ho rivisto, però lo vedo molto condizionato mentalmente, l'ho visto un pochettino, diciamo, da ritrovare le sue sicurezze, e quindi niente, c'è da lavorare anche un attimino con lui. Quanto alla difesa invece? Allora, il reparto difensivo, ieri sono partiti. Sì, allora ieri sono partiti bene perché comunque hanno ricevuto un lavoro davanti giusto, soprattutto all'inizio, perché comunque siamo riusciti ad andare in pressione con attenzione, con le mezze ali, con gli attaccanti, hanno fatto un discreto lavoro di copertura della palla e loro si sono trovati molto bene, tant'è vero che i valori che hanno avuto nella prima mezz'ora sono ottimi. E poi nel momento in cui la squadra si è allungata, si è allargata, chiaramente sono andati in difficoltà e alla fine, ti dico la verità, li ho visti molto molto in difficoltà, ma è tutto il blocco squadra, tutta la squadra che deve lavorare organizzata per cercare di non metterli in grande, non li dobbiamo sollecitare troppo la linea difensiva, perché devono avere la lucidità per leggere la palla, per lavorare nel modo giusto. Però ci sono, diciamo, tutti i presupposti perché diventi una squadra molto solida. Ultimo intervento. Buongiorno Vivalini, due precisazioni. Ha detto, le chiedo come sta la squadra dal punto di vista fisico, anche se ha fatto un cenno alla ridotta velocità di esecuzione del primo scorcio di gara, non so se si riferisce anche a una questione fisica. La seconda, ha parlato, se non erro, Stempi d'attacco in abbondanza, però ci sono delle lacune in altre situazioni. Ci sono delle situazioni particolari in cui si riferisce, non so, la disponibilità di un certo tipo di centrocampisti piuttosto che di difensori centrali per giocare a tre dietro, se si riferisce a una situazione particolare. Ma guarda, adesso i problemi mi piace poco metterli in evidenza, perché bisogna essere molto molto propositivi e molto ottimisti. Quindi i problemi li metto in evidenza di meno. Per quanto riguarda il discorso che facevo prima, era un discorso di velocità di idee, velocità anche tecnica nella circolazione della palla, perché se uno ha le idee chiare sulle giocate da fare, la palla viaggia velocemente, mentre invece se uno deve pensare a chi dar la palla, chiaramente la manovra diventa più lenta. E ieri, soprattutto nel momento in cui abbiamo avuto in mano la partita, per quella mezz'ora, eravamo un po' lenti nella circolazione di palla, nella gestione della palla. Cioè, una situazione di codici più che esatto, di sì. Ma poi per quanto riguarda adesso la condizione atletica, io stamattina ho analizzato i dati che abbiamo e chiaramente ogni allenatore ha bisogno di certi valori. Questa è una squadra che vedo che corre tanto, ma corre tanto in lungo. Io ho bisogno tantissimo di intensità, ho bisogno di un altro tipo di lavoro, perché comunque lavorando a me, noi dovremmo riuscire a lavorare in spazi più ristretti, però ho bisogno di più aggressività, ho bisogno di più accelerazioni e quindi adesso lavoreremo sotto questo aspetto qua. In chiusura? Buongiorno, Antonello Raimondo, Gazzetta del Mezzogiorno. Benvenuto mister, lì so che insomma nel suo calcio è importante che l'azione si giochi la palla, si parta da dietro. Da quel punto di vista penso che ci sarà da lavorare molto, nel senso che credo che Toto Di Cesare, tecnicamente gli altri due, almeno in questo primo scorcio del campionato, avrebbero fatto un po' di fatica nel lì, ho visto molti palloni, insomma,
importante di voler tentare la personalità, l'impegno, però credo che lì ci sia da fare. Al Presidente invece vorrei chiedere cosa paga il fondo, scusate questa mossa che mi sta Cornacchini, nel senso di risultati. Cosa? No. Cosa paga Cornacchini, nel senso del gioco, i risultati, una, non so, una scarsa gestione, un scarso feeling con la proprietà. Lei prima ha detto da qualche settimana pensavamo, quindi vorrei dire subito si è capito che magari non si... No, cambiato. Da qualche non ho detto, ho detto da una settimana. Ah, da una settimana. Allora, no, perché sennò sembra che sì. Cioè, mi da qualche settimana avevamo infatti, fatto una partita, quindi, insomma, un po' difficile. Cioè, cosa ecco, i risultati, il gioco, la gestione, insomma, se è possibile ecco, capire qualcosa in più. Grazie. Allora, comincio io. Prego, prego. Allora, per quanto riguarda, faccio l'esempio di Perrotta. Perrotta io l'ho avuto a Teramo, Perrotta è un giocatore che a Teramo era regista difensivo da centro-sinistra, impostava tutto lui il gioco. Ed era un giocatore che chiaramente aveva le idee chiare sul da farsi e quindi di conseguenza nel momento in cui Di Cesare, nel momento in cui Sabbione, Berra, Kubitz sanno i movimenti da fare, è chiaro che diventa molto più facile giocare. Ieri per esempio sul 1-0 per noi siamo un po' nascosti, cioè, invece lì ti devi divertire a giocare. E divertire con una squadra che deve andare in affanno, l'avversario e te che loro verranno in pressione perché loro hanno alzato un attimino la pressione e noi dovevamo essere bravi proprio nel cercare gli spazi, nel farli correre, nel farli girare, ma ci vuole un attimino di lavoro, ma otterremo sicuramente quello che vogliamo. Allora, per quanto riguarda Cornacchini, ma io penso che faccia parte anche della legge del calcio, cioè della gestione aziendale delle cose, quindi a un certo punto un responsabile ci deve essere. Se poi mi chiedete in percentuale quanto sia lui il responsabile o la squadra o tutta una serie di altre persone che comunque fanno sì che poi, perché la squadra diciamo è un insieme, è come una scuderia di Formula 1, ci sono mille meccanismi da mettere insieme, dalla preparazione a tutto il resto, e quindi dire, giustamente questa è la decisione da prendere per dare un segnale alla squadra, per dare un segnale a tutto il sistema e poi per trovare anche un gioco diverso. Quindi alla fine la decisione è arrivata subito, proprio perché trovando immediatamente i problemi bisognava trovare un nuovo assetto. Quindi abbiamo preso la decisione che dovevamo prendere, punto. Poi, come dicevo prima, può dispiacere dopo aver fatto un percorso professionale, umano, anche di tutto rispetto, perché al di fuori della sua professionalità è anche una persona molto per bene, quindi dispiace perché poi ci siamo sentiti telefonicamente, ci siamo lasciati con stima e affetto, quindi questo per me è importante in questo nostro percorso, però ecco, è la legge del calcio. Niente più, niente meno. Grazie a tutti. Chiudiamo con una stretta di mano. Presidente. Un attimo. Allora. Ok. Non scappiamo, tranquilli. No, Valeria. No, Valeria. Ok, adesso spostatevi, fate parte. Guardate in camera per un po' del braccio. Grazie. Da voi. Attenzione. Scusa, collega. Ce l'hai tutta? Fate un movimento col braccio, presidente. Grazie. Grazie a tutti. Stavamo a fare foto, invece arrivo. Loro stanno riprendendo. Ok, va bene, grazie. Arrivederci, buongiorno, buon lavoro a tutti. Ciao.